Buongiorno a tutti, parliamo della questione relativa agli aiuti europei, visto che oggi c'è il Consiglio, e dell'annoso tema fondo perduto oppure no. Dobbiamo fare un passo indietro perché di fatto ancora non è stato deciso niente, quindi non sappiamo ancora se ci saranno degli aiuti a fondo perduto per l'Italia. Vi ricordate quando vi dicevo secondo le proposte di Merkel e Macron, secondo le proposte di von der Leyen, all'Italia sarebbero dovuti andare 181 miliardi. Stringi, stringi, alla fine il contributo netto, secondo quella cornice, al nostro paese era pari ai 26, non certo 181. 181 erano tra prestiti e aiuti. Ma se guardavamo bene che cosa succedeva, il contributo che l'Italia dà all'Unione Europea ogni anno, ecco che il tutto risultava pari a 26 circa miliardi. Facciamo un passo indietro per capire se davvero si tratta di aiuti a fondo perduto oppure no, guardando sempre, come facciamo di consueto, ai numeri e ai dati. Perché in molti dicono non saranno a fondo perduto. Io trovo prematuro dirlo, perché questo non è stato deciso. Il Consiglio deve ancora esserci e le decisioni devono essere ancora prese. Trovo però molto più grave che alcuni titolino gli aiuti a fondo perduto, perché non sappiamo se sarà così. Quindi è più grave titolare aiuti a fondo perduto che non dire in modo prematuro gli aiuti a fondo perduto non ci saranno. Dobbiamo aspettare a vedere, quindi capite perché vi sto ponendo entrambe le tesi. Chi dice una cosa e chi dice l'altra. Di fatto non hanno torto entrambi, perché non sappiamo niente. Però a mio modo di vedere è molto più grave titolare ci saranno gli aiuti a fondo perduto, perché questo non è stato ancora deciso. Facciamo ancora un passo indietro. Come avviene questo cosiddetto recovery fund? Ve l'avevo spiegato in un altro video che potete ritrovare, ma scusate, mi sa che sentite un po' di casino. Ragazzi, vi potete allontanare che sto registrando una pillola, grazie mille, scusate. Praticamente funziona in questo modo. Recovery fund, come avviene? Avviene sostanzialmente con la Commissione europea che va sul mercato a emettere dei titoli di Stato, come quando l'Italia va sul mercato con le aste, emette i BTP, il ricavato di quei BTP lo usa per pagare le sue spese. Così sul mercato andrebbe la Commissione europea, emetterebbe questi titoli di Stato, il ricavato decide di distribuirlo non in modo proporzionale, quindi a seconda dell'importanza del Paese all'interno dell'Unione europea, ma di distribuirlo a seconda di chi ne ha bisogno. In questo caso, nella cornice prevista da Merkel e Macron e dalla Commissione europea, c'è che appunto gli aiuti vadano distribuiti maggiormente all'Italia e alla Spagna, che saranno, anche secondo quello che ha detto la BCE ieri, i paesi che cresceranno meno. Ora, questi titoli, facciamo finta, no? Questi titoli li vendono a noi, li vendono a una banca e sono titoli che avranno una determinata scadenza. Tu ovviamente vendi quei titoli, alle persone che li comprano dai un interesse, alla scadenza devi restituire quei titoli, è corretto ragazzi? Come li restituisci? Con che soldi? Le ipotesi sono tre. La prima ipotesi è quella che tu chieda a tutti i paesi dell'Unione Europea un contributo maggiore, compreso il nostro. Un contributo maggiore, ed è per quello che si chiamano aiuti, che però sarà inferiore a quello che poi tu riceverai. Ok? Questo nella situazione ideale. Seconda ipotesi, delle tasse, una tassa sul carbone, cosiddetta carbon tax, una tassa sui giganti della tecnologia e del web, la cosiddetta web tax. Ma cosa è successo? Ieri Trump ha detto, io di questa web tax non ne voglio neanche sentire parlare, e Gentiloni ha detto, accogliamo quello che ha detto Trump, ma noi andremo per conto nostro. Ho capito, ma se gli Stati Uniti ti dicono di no, è impossibile che ci sia questa web tax, perlomeno non nel breve e nel lungo termine, non nel breve e nel medio termine. Ecco che già
queste due tasse hanno un cammino piuttosto scuro. Quindi chiedo un contributo maggiore agli stati per ripagare i titoli che emetto. Pongo delle tasse. Non benissimo. Terza ipotesi, scritta dalla Commissione europea. Il cosiddetto rollover. Che cosa vuol dire, ragazzi, rollover? Andate a leggere il documento della Commissione. Quando si parla appunto di recovery fund, le ipotesi per ripagarli sono queste tre. Rollover vuol dire che per restituire un prestito ne faccio un altro. Quindi l'Unione Europea ripaga i titoli che ha emesso emettendone di nuovi, quindi di fatto crea un debito europeo. Perché ne emette di nuovi perché non può ripagare gli altri, quindi ne deve emettere di nuovi per ripagarli. Con i soldi che raccoglie, con i nuovi titoli che emette, ripaga gli altri. In questo modo che cosa fa? Evita di chiedere il contributo ai singoli stati e in questo modo che cosa succede? Che lì sì, sarebbe a fondo perduto. Ma questa è criptonite. Questo non accadrà, cioè non è una previsione. Non si mettono d'accordo nel breve termine per uno strumento che ti permetta di andare sul mercato e redistribuire in modo equo dei fondi per non creare ancora di più diseguaglianze tra gli stati, quindi uno stato come la Germania che cresca di più, uno stato come il nostro che cresca meno. E fanno questo? Dubito. Però questo era per raccontarvi, quando lo so che alcuni magari si esprimono dicendo quale fondo perduto, non ci sono soldi europei, però di fatto ha più ragione chi dice una cosa del genere che non chi dice ci saranno soldi a fondo perduto, capito come? Da una parte c'è da dire che c'è un tentativo da parte di una parte della Commissione di dire muoviamoci, cioè perché altrimenti qui andiamo a rotoli. Che senso ha stare in Europa se non c'è una vera e propria condivisione? Solidarietà intesa non come ti faccio la pietà, perché noi siamo uno Stato con una sua dignità, anche se a volte dovremmo impegnarci di più. Quindi capite cosa voglio dire. Dall'altra parte però c'è chi frena, questo è vero. La Polonia frena, l'Ungheria frena, l'Austria frena. Attenzione, questi sono anche paesi che da alcuni erano ritenuti amici. Però vedete come fanno poi i loro interessi. E dicono, ma perché tu Italia, che sei sempre stato contributore netto, adesso vuoi diventare beneficiario netto? Questa è la realtà, questa è la realtà. E vedremo come andrà ovviamente. Basiamoci sempre sui dati e sui numeri, che alla fine è la cosa più positiva che si possa fare. In tutto questo la Banca Centrale Europea è l'unica, di fatto finora, ha dato veramente degli aiuti acquistando i nostri BTP. E ci sono le prime stime, ragazzi. Sapete quanti BTP ha acquistato la BCE fin oggi? La BCE, la Banca Centrale Europea. A fine 2020 controllerà il 20% del nostro debito. Quindi perlomeno il 20% del nostro debito non è in mano a degli scappati di casa, ma è in mano alla Banca Centrale Europea. Quindi questa è un po' la situation, grazie per avermi seguito e ovviamente poi una volta che questi si riuniscono e ci dicono qualcosa vi darò degli aggiornamenti. Buon weekend a tutti!